I fratelli fiorentini Nardo, Jacopo e Andrea Dicione, detti Orcagna, sono artisti affermati del XIV secolo. Andrea, architetto, pittore e scultore, era considerato secondo solo a Giotto. Si distingueva per la grandiosità delle composizioni, il deciso plasticismo e il colore intenso. Tra i soggetti di Andrea Orcagna vicini alla Divina Commedia vanno citati il Trionfo della Morte e il Giudizio, anteriori al 1352, nella navata di Santa Croce, di cui si sono conservati alcuni frammenti raffiguranti, tra l'altro, un gruppo di derelitti che implorano la morte. Nel ciclo dell'Inferno, Purgatorio e Paradiso della Cappella Strozzi in Santa Maria Novella, realizzato da Nardo Dicione e a cui parteciparono anche i due fratelli Andrea e Jacopo, si possono rintracciare numerosi riferimenti al capolavoro di Dante. In particolare, lo schema dell'Inferno, anche se non raffigura la struttura dei cerchi descritti dalla Divina Commedia, riproduce molti dettagli del racconto dantesco, dalla barca di Caronte alla figura di Lucifero. Il grande affresco rappresenta efficacemente il volo dei lussuriosi e la giostra degli avari e prodighi, le mura della città di Dite, sovrastate dalle furie, e le tombe degli eretici, la selva dei suicidi e il Flegetonte presidiato dai centauri. Il basso inferno non viene rappresentato con la struttura circolare di Malebolge, ma al suo interno si possono riconoscere figure ed episodi della Divina Commedia, come il gesto di Vanni Fucci e il centauro Caco, il pozzo dei giganti, raffigurati con i relativi attributi, e la bolgia dei barattieri. Frasi didascaliche descrivono le pene punite nelle diverse zone dell'inferno, utilizzando un lessico analogo a quello di Dante. La vasta iconografia medievale delle rappresentazioni ammonitrici dell'inferno attinge a un immaginario comune ai pittori e ai poeti del tempo. I diavoli raffigurati da Andrea Orcagna con tratti bestiali e armati di uncini rammentano ad esempio i Malebranche di Malebolge. Il Vasari attribuì all'Orcagna anche gli affreschi del Camposanto di Pisa, che rappresentano temi analoghi a quelli di Santa Croce. Questo trionfo della morte viene talvolta ancora detto dell'Orcagna, anche se l'attribuzione ad Andrea Dicione è ormai da tempo abbandonata, mentre prevale quella a Francesco Traini.